46 autori, un tema sfaccettato, tante storie da raccontare. Ecco gli ingredienti per un gioco collettivo, intelligente e ricco di stimoli. Un wikilibro sulla green economy per provare a far luce su un tema sulla cresta dell'onda, ma dai contorni tutt'altro che definiti. A cimentarsi in questo gioco, imprenditori, tecnici, accademici, amministratori locali, giornalisti e ricercatori di tutta Italia, che hanno ragionato ad alta voce sull'economia verde. Se noi limitiamo il concetto di green economy a una tendenza che va sviluppandosi soltanto in alcuni settori produttivi, rischiamo di perdere una grossa opportunità, che è quella di una trasformazione reale del sistema economico. Green economy vuol dire che le imprese intravedono nella capacità di offrire al mercato dei prodotti a ridotto impatto ambientale una opportunità competitiva. Ovvero che sviluppando prodotti estremamente innovativi, di rottura rispetto al passato, che migliorino molto significativamente le proprie prestazioni ambientali, le imprese riescano ad ottenere un riscontro da parte dei propri clienti. Sono fra gli 800 e i 950.000 gli attuali green worker italiani. Fra le oltre 100.000 aziende italiane, il più del 40%, quasi il 50% delle professioni oggi ricercate devono avere competenze sull'ambiente, con un numero di nuovi occupati medio per anno di 200.000 persone. Dal nostro punto di vista, con la crisi finanziaria, diciamo, che è emersa in maniera significativa e dirompente nel 2008, ma insomma le cui avvisaglie erano così presenti negli anni precedenti, siamo entrati ad evidenza in una fase di transizione che noi definiamo di cambio di paradigma. Non è questa una crisi di carattere congiunturale, ma è una crisi sistemica con un valore strutturale, e questo significa che dobbiamo pensare nuovi paradigmi tecnologici, economici e sociali. La green economy andrà avanti non solo se è business, ma se c'è una presa di coscienza. La green economy, secondo me, è quell'economia che aiuta le comunità ad essere indipendenti, ad essere sicure e ad avere un futuro. E quando una città o un paese ha un futuro, crea sicurezza e ha capacità di non dipendere dagli altri, è un luogo dove la gente vive volentieri. Gli obiettivi sono in pratica due fondamentalmente: quello di ottenere una società efficiente e quello di ottenere una società sicura. Io penso che la green economy non sia assolutamente uno slogan, ma sia un profondo cambiamento culturale, sia la capacità di una comunità di ripartire dalle cose semplici, dalle relazioni, dai cambiamenti di vita, dalla trasformazione dei luoghi, dalla ricerca costante di avere edifici migliori, mobilità migliore, industrie che sappiano capire che col marchio ambientale si può fare la differenza anche nella competitività. Non credo che tutti i territori siano omogenei nelle potenzialità di sviluppo della green economy. Non lo sono non solo per le politiche che vengono definite all'interno dei territori, ma per la cultura che gli stessi territori rappresentano e per il capitale territoriale dai quali sono caratterizzati. Un capitale che è contraddistinto da capitale sociale, da capitale culturale, da capitale valoriale. Nell'Emilia Romagna ci sono degli elementi fondamentali. Cioè, l'Emilia Romagna, ad esempio, è una terra che ha saputo fare cooperazione, e fare cooperazione significa mettere insieme delle persone per un obiettivo comune. Ovviamente dentro alla parola green economy ci stanno tante cose diverse, quindi ci stanno anche tanti territori diversi. Se parliamo di green economy pensando a quel mix di produzioni agricole, prodotti tipici, ecoturismo, ovviamente pensiamo a un certo tipo di territori che sono in grado di attrarre per le loro peculiarità naturalistiche o culturali e hanno un'economia in grado di produrre colture per esempio di qualità o agricoltura biologica. Poi c'è quella green economy che è fatta di prodotti e servizi tipici di un contesto urbano, quindi prodotti e servizi nel campo della mobilità sostenibile, l'infomobilità, prodotti avanzati nei mezzi di spostamento e di locomozione. Si parla di eco-innovazione tutte le volte che un'azienda, un'impresa
utilizza, sviluppa o sfrutta un prodotto, un servizio che sia innovativo rispetto al suo modo di lavorare precedentemente, ma che sia anche con impatti ambientali inferiori e produca quindi meno inquinamento. Diciamo che uno stimolo si potrebbe riassumere nel concetto usare le materie prime per beni durevoli e quindi anche innovare in questo senso i beni affinché siano durevoli e fare in modo che nel progetto e nell'innovazione dei, diciamo, legati ai prodotti di consumo si instaurino dei concetti diversi legati alla riutilizzabilità in prima istanza, alla riparabilità degli oggetti stessi e alla riutilizzabilità delle materie, ovvero la riciclabilità. Creando nuovi prodotti più verdi, più ecologici, significano nuovi prodotti, nuovi mercati, innovazione di mercato, ma anche competitività. Le regole devono essere chiare e uguali per tutti. Deve essere chiaro agli imprenditori che noi vogliamo agevolare, compatibilmente con tutte le normative e leggi esistenti, il processo di sviluppo che passa attraverso le energie rinnovabili, l'efficienza energetica, la riduzione delle emissioni. La pubblica amministrazione ha avuto un impulso attraverso il regolamento che recepisce una indicazione della Comunità Europea a premiare le aziende che fanno questo tipo di produzione, quindi con attenzione all'ambiente, attenzione alle materie prime, premiandole nei bandi pubblici. Io mi occupo della componente un po' più educativo-culturale della green economy, che credo che sia fondamentale non solo per l'applicabilità di quelle che sono poi sia a livello istituzionale le leggi e quello che viene deciso dalla pubblica amministrazione per promuovere la green economy, che se non viene spiegato alle persone rimane un tecnicismo poco comprensibile, ma anche per quello che riguarda il mondo privato, il mondo delle aziende, il mondo imprenditoriale, perché una sana cultura della sostenibilità serve anche a quelle aziende che hanno scelto la sostenibilità per vincere sul mercato, per vedere incrementato quello che è il loro l'approccio ai loro prodotti. La green economy è anche una questione di democrazia. Non è un caso che quando noi andiamo in alcuni paesi del centro-nord Europa, dove troviamo una fortissima partecipazione dei cittadini alla vita politica e alle decisioni sul territorio, noi troviamo più sviluppo ambientale. Viviamo in una stagione in cui una gran parte delle persone fanno forse green economy inconsapevolmente, cioè si hanno cominciato ad avere dei comportamenti assolutamente sostenibili e una serie di consumi assolutamente orientati alla sostenibilità e in questo magari sono impegnati e in questo hanno sostenuto ad esempio lo sviluppo di industrie e di un'economia che speriamo sia un'alternativa anche in questo periodo di crisi. Le forme attraverso la quale scegliere questi prodotti anziché altri, se non si basa su delle forme partecipative e democratiche, non sarà, perché chi ha prodotto questo modello di sviluppo ha interesse a conservarlo. Il sole è la prima fonte di energia al mondo, assolutamente gratis, potrei definirla eterna. A livello di piccole aziende e condomini è stata usata in minima parte e chiaramente grandi gruppi, grosse aziende, grosse ESCO hanno fatto man bassa. Questa doveva essere una rivoluzione ecologica che partiva dal basso e purtroppo invece, come al solito, è stata utilizzata dall'alto. È la possibilità che le trasformazioni urbanistiche, le trasformazioni del territorio e la riqualificazione della città costruita sia un modo per rigenerare anche la democrazia e i modelli partecipativi. Nella città da riqualificare, nella città da rigenerare, è una città popolata, è una città insediata, è una città in cui le persone hanno bene o male organizzato la propria esistenza, la propria vita, le proprie relazioni sociali in rapporto a quel territorio.
rimettervi mano significa ridiscutere con loro questi processi. Benvenga dunque questo libro, auguriamoci che abbia tutta la diffusione che si merita. Nel concetto wiki c'è l'idea di una costruzione del sapere dal basso.